L'App Store di Apple è davvero pieno zeppo di applicazioni. Per questo motivo ho deciso di fare questo video per mostrarvi quelle che per me sono le 5 applicazioni fondamentali da avere sul mio iPhone, quindi le mie 5 applicazioni preferite. Questo video è da prendere un po' come una sorta di editoriale, quindi chiaramente è una cosa personale legata a gusti e esigenze personali, però davvero posso assicurarvi che sono 5 applicazioni oggettivamente fatte molto ma molto bene. Io vi ricordo come sempre di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale. Ma cominciamo subito. Partiamo da un'applicazione per gestire le email. Dovrebbe essere disponibile ancora attualmente sull'App Store a circa 5 euro. Quindi non è esattamente un prezzo contenuto, così come anche le altre applicazioni che vedremo effettivamente in questo video, nessuna di queste è proprio economica. Come sappiamo, l'applicazione mail di iOS non supporta più il push su determinati account, vale a dire quelli Gmail. Personalmente per me è una cosa fondamentale, quindi chiaramente ho dovuto cercare un'applicazione alternativa. Questa AirMail è davvero fantastica. Da un punto di vista grafico è curatissima in ogni minimo dettaglio, e soprattutto ha un'applicazione corrispondente per OS X, davvero fatta molto molto bene, perché riesce tramite l'applicazione con OS X, riusciamo ad integrare l'utilizzo che abbiamo con le mail, così come l'applicazione stock di iOS. Quindi tutto sincronizzato con iCloud, account, risposta alle mail, è supportato anche end-off, quindi ad esempio se stiamo scrivendo una mail e vogliamo continuare a scriverla sul Mac, possiamo farlo tranquillamente senza alcun problema. Ci sono poi una serie di funzioni, ad esempio come le gesture, che sono completamente personalizzabili attraverso le impostazioni. Ad esempio potremmo andare ad eliminarle con uno swipe verso sinistra, uno swipe più forzato invece andarlo ad aggiungere una mail a una listazioni, con uno swipe invece verso destra andare ad archiviare la mail oppure ad inserire un reminder della mail stessa. Chiaramente è supportato il multi-account. Tra le impostazioni però possiamo andare ad attivare una serie di servizi. Infatti AirMail è completamente compatibile con tutti o quasi i servizi cloud. Ad esempio è possibile attivare il servizio per Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box, e tantissime altre applicazioni di Task Manager. C'è, come dicevo, la possibilità di personalizzare gli swipe, i badge dell'applicazione. Tra l'altro anche l'applicazione desktop è graficamente molto molto curata, costa un po' di più su Mac, però davvero insieme fanno una coppia vincente, ve la consiglio. La seconda applicazione non è per tutti, perché è dedicata a chi utilizza Twitter. Io personalmente sono un fan accanito di questo social network. Si tratta di Tweetbot. Tweetbot è secondo me il client Twitter per eccellenza. C'è poco da fare, su Android non c'è nessuna applicazione che è paragonabile a Tweetbot. Ecco, diciamo che Tweetbot non ha nessuna funzione particolare, però davvero funziona alla perfezione nella sua semplicità. Innanzitutto c'è come sempre la versione anche desktop per Mac, è completamente sincronizzata via iCloud. Quindi, ad esempio, anche se stiamo leggendo la timeline e ci fermiamo su un tweet, e poi vogliamo riprendere la lettura dal desktop, dal Mac, è possibile ripartire esattamente da quel tweet per poi continuare a scorrere la timeline. Abbiamo dei swipe davvero comodissimi, ad esempio verso sinistra potremmo andare a visualizzare il tweet esteso, verso destra potremmo andare ad inserire il cuore oppure a rispondere direttamente. In basso invece ci sono 5 tasti, c'è il tasto chiaramente della timeline, il tasto dedicato solamente alle menzioni, il tasto per i direct message, e poi 2 tasti personalizzabili. Io personalmente ho quello legato alle attività, quindi praticamente ci dà un andamento di quelli che sono i like, i retweet, i follow, e poi chiaramente c'è l'ultimo tasto che ancora può essere personalizzabile. Io ho il mio account, però potremmo andare ad esempio ad inserire le liste oppure gli hashtag mutati. Infatti qui è possibile andare ad inserire un insieme di hashtag, di keyword e di utenti da bloccare, o meglio da nascondere. Tweetbot costa ufficialmente intorno ai 5 euro, salvo ovviamente particolari offerte, quindi però secondo me vale davvero la pena se utilizzate Twitter. C'è poi un'applicazione per il calendario che è Fantastical o Fantastical, insomma come lo volete chiamare. Questa applicazione è davvero fatta bene da un punto di vista grafico, perché ci permette di avere in alto il calendario completamente per il mese,
che è possibile andare anche a ridurre. In basso invece abbiamo la lista di tutti gli impegni. Fantastical va praticamente ad integrare sia i promemoria sia gli eventi del calendario, quindi abbiamo tutto all'interno di una sola applicazione. Possiamo andare tranquillamente a non utilizzare più nell'app calendario o nell'app promemoria e usare solamente questa. Io la trovo decisamente più comoda rispetto all'applicazione stock di iOS. È possibile chiaramente andare a selezionare i diversi calendari da andare a visualizzare, a decidere come gestire il contatore del badge dell'icona dell'applicazione. È possibile anche avere la versione desktop di questa applicazione, che è disponibile sul Mac App Store. È molto molto simile, chiaramente con un'interfaccia leggermente diversa per la gestione degli impegni. Anche in questo caso, secondo me, Fantastical nella versione desktop è migliore da un punto di vista grafico della gestione rispetto all'applicazione calendario e promemoria di OS X. Anche Fantastical è disponibile a 5 euro sull'App Store, mentre la versione su macOS costa un bel po' di più. E ora arriviamo a parlare di quell'applicazione che è praticamente fondamentale non solo per me, ma credo anche per molti di voi. Se non l'avete installata, installatela assolutamente, perché è davvero importante. E cos'è? È 1Password. 1Password è quell'applicazione che funziona un po' come cassaforte per andare a raggruppare tutte le vostre password. Le vostre password saranno criptate da una password esterna, che ovviamente andrete a decidere voi. Sarà possibile anche andare fondamentalmente a sbloccare la cassaforte con il Touch ID se andate ad attivare l'impostazione dalla sezione apposita, ma ciò che è particolarmente importante è la possibilità di andare a categorizzare tutte le password, quindi le password per gli account, per l'accesso, per il codice fiscale, per i conti bancari, per i vari documenti che avete. Insomma, ci sono davvero tantissime categorie, ciascuna con i propri campi e con le proprie caratteristiche da andare ad utilizzare per essere poi protetta all'interno della cassaforte stessa. C'è una sezione preferiti in basso a sinistra se avete molti account, è la cosa ideale. C'è la sezione organizza, perché ciascuna password è possibile andare ad etichettarla, e poi la sezione preferenze. Qui è possibile vedere come ci sia il supporto all'Apple Watch, la sincronizzazione con Dropbox o con altri account cloud. Infatti la cassaforte può essere personalizzata sul cloud e poi scaricata sui diversi dispositivi che avete all'interno del vostro ecosistema. L'ultima applicazione riguarda il fotoritocco. Sì, lo so, è un po' strano parlare di fotoritocco su dispositivi mobili, però devo dire che questo Pixelmator, così si chiama l'applicazione, è davvero fatta bene. Chiaramente non sarà Photoshop per macOS, però è perfettamente utilizzabile su dispositivo mobile. Innanzitutto si integra alla perfezione con iCloud, infatti Pixelmator è anche disponibile su macOS, costa intorno ai 5 euro su mobile, chiaramente di più su macOS invece. Permette di ritoccare una foto, di andare a scurirla, a schiarirla, andare a clonare una certa zona, un po' come facciamo con Photoshop, andare a modificare solamente una zona della foto, quindi saturarla o cambiarne colore, insomma andarla a distorcere. C'è la possibilità di inserire degli effetti davvero molto belli, ce ne sono davvero molti, e regolabili in maniera fine e soprattutto a piacimento. Quindi è possibile un po' dare spazio alla fantasia, non è paragonabile chiaramente a Photoshop, ma è una delle applicazioni migliori disponibili su App Store per quanto riguarda il fotoritocco. Su iPad è fatta ancora meglio, è molto simile alla versione desktop, quindi se avete un iPad vi consiglio di provarla anche in quel caso. Io direi che per il momento è tutto, fatemi sapere le vostre 5 applicazioni a cui non potete rinunciare su iOS all'interno dei commenti, così magari ne parliamo insieme. Quindi per il momento è tutto, da Emanuele Capone per Tutto Tech.